Salve a tutti, questo è il canale YouTube L'Orto di Tex. Oggi andrò a preparare il terriccio per seminare in semenzaio o nei vasetti e io uso tre tipologie di terreno diverse. Uso il terriccio, la torba e il terreno del mio campo mischiati insieme in proporzioni diverse che poi vi dirò le quantità. Però prima di tutto devo andare a setacciare sia il terriccio sia la torba che il terreno per avere alla fine un mix di terre molto fine e molto drenanti, perché alle piante non piace il ristagno d'acqua sia nell'alveoli dei plateau che da sotto se uno le mette in una vaschetta. È sempre meglio far scolare tutto. E innanzitutto incominciamo con il terriccio e per prima cosa ci serve un setaccio. Questo l'ho costruito io con quattro tavole di un pancale, un pezzo di rete e 20 chiodi. Io lo faccio andare dentro una vaschetta di plastica per comodità, ma uno sotto ci può mettere un telo di plastica, lo può fare sopra una carretta, come meglio desidera, insomma. E vi faccio vedere come faccio. Ok, prendo una bella palata di terriccio e lo metto sul setaccio. Ne prendo un'altra fino a pienare tutto il setaccio. Ok, poi prima mi aiuto con la mano in senso rotatorio per andare a rompere tutti i zuppoli di terra. Non serve pressare, basta leggermente premere e la terra, quella più fina, già passa sotto. Quando ci sembra di aver rotto tutti i grumi di terra, prendiamo il setaccio con un movimento da destra a sinistra e setacciamo. Ok. E ci rimane questa robetta qui, che sono pezzetti di legno. Io ci ho trovato della plastica, ci ho trovato dei pezzetti di vetro, sassi. Una volta ci andavo con la mano, ma siccome mi ci sono tagliato più di una volta, ora uso una paletta o si può usare anche un pezzetto di legno, come uno meglio crede, e vado a rompere tutti i grumi di terra, di terriccio rimasti. Questi sono tutti pezzetti di legno. Che per esempio quando andiamo a setacciare la torba non ci sono. Poi una volta rotti tutti i grumi finiamo di sbatacchiare. E questo è il rimanente da buttare, che sono sassi, legnetti, c'è di tutto insomma. Ok, questo è un sacco da 80 litri che io all'incirca pago 8 euro e per comodità lo setaccio tutto in una botta e continuo a lavorare. Ora andiamo a setacciare la torba. Ho finito di setacciare tutto il terriccio, l'ho rimesso nel sacchetto dove era per comodità e ora incomincio con la torba. La torba, a differenza del terriccio, è molto più vegetativo. Praticamente sono gli scarti delle piante dell'anno scorso, degli anni prima, macerate, ma sono pieni di nutrimento e io vedo che funziona bene. Ok, praticamente come prima ho pienato il setaccio, sempre con la mano mi aiuto a rompere un po' di grumi, ma qui i grumi sono molto più piccoli, è un terriccio molto più leggero e spumoso. Poi andiamo a sbatacchiare bene bene. Ora alla fine del setaccio vi farò vedere qual è la differenza tra torba e terriccio. Ok, qualche grumo c'è rimasto lo stesso. Anche qui, questo per esempio è un sacco da 70 litri che costa 6 euro, costa ancora meno del terriccio.
Poi io prendo le marche più economiche, non mi metto a dire anche quali, tanto non serve. Ridiamo un'altra setacciata e questo è quello che rimane. Vedete? Non c'è né legnette niente, sembra la niccia. Queste sono le fibre delle piante decomposte. Basta fare così, pulito il setaccio. Via. Vedete quanto è leggero questo? È più leggero del terriccio ed è anche molto più chiaro come colore. Ora non so se questa camera si vede bene, ma è palese la differenza. Ok, anche qui vado a fare tutto il sacco. Ho finito di setacciare il terriccio e la torba, ora vado a setacciare il terreno del mio campo. Sempre con lo stesso metodo, setaccio e scatola. Prendo delle palate di terreno. Questo è un terreno chiaro perché io ho un terreno sabbioso composto da sabbia e tufo. Infatti a volte nel mezzo ci trovo anche dei conchiglioni preistorici, diciamo. I pezzettoni più grossi li elimino subito. Ok, con il terreno è più semplice perché senza andare a rompere i grumi, ok, pieno il setaccio e setaccio. Vabbè, quei pezzettoni che vedo che è terra li rompo, ma questo per esempio è un sasso, via. Vedete, ci rimane tanto scarto, sono sassi, pezzi di conchiglie, pezzetti di legno, rametti, radiche, pezzi di gramigna, che è una brutta bestia. Questo è un pezzetto di gramigna. Questo, più lo rompi, ogni volta che lo rompi diventa una piantina. È una pianta infestante da fa paura. Però io ogni volta che lavoro il terreno cerco sempre di toglierla il più possibile e sono arrivato a buon punto. Ok, fatto ciò, butto tutto il resto, questo lo ributto via lontano, mentre quello che mi rimane dalla capatura della torba e del terriccio lo vado a buttare nella compostiera, nella concimaglia. Una volta si chiamava concimaglia. Praticamente questo si macererà ancora di più e diventerà fino per il prossimo anno, diciamo. Ora che ho setacciato tutti e tre gli elementi, andiamo a mischiarli per comporre il terriccio vero e proprio che andiamo a mettere nei vasetti e nei plateau. E vi farò vedere le dosi e le quantità. Allora, ho finito di setacciare il terriccio, la torba e la terra, ora vado a mischiare i tre elementi insieme per comporre il mio terriccio da semina per ortaggi. Vi dico le mie dosi e vi faccio vedere come, sempre secondo il mio modo di fare. Io metto un 50% di terriccio, un 30% di torba e un 20% di terra. Visto che i terricci si misurano in litri, userò questo secchio da 20 litri, so che misura 20 litri, quindi metterò 20 litri di terriccio, 12,5 litri di torba e 9 litri di terreno. Non occorre essere precisi al millimetro, al millilitro, non è un problema. E poi mischierò il tutto e così il mio terriccio sarà pronto per la semina. Userò questa cassetta che è per la vendemmia, che uso, la usavo per la vendemmia e per tramutare il vino, ma visto che le ho fatte 9, le posso benissimo usare per mischiare il terreno. Vado a mischiare il terreno, vi faccio vedere come. Ok, quindi prendiamo un secchio di terriccio pieno da 20 litri. Thank you.
cucchie. Allora, questo so che è un secchio pieno di terriccio e tiene 20 litri. Poi prenderò 12 litri e mezzo di torba. Ok, poco meno di mezzo secchio e 9 litri di terreno, sempre più o meno, eh. Poi, con l'aiuto di questo pane, mischio il tutto. Se ne viene bene sempre dal basso verso l'alto. In tutte le direzioni e in tutti i modi. Ma senti che profumo, il profumo della vita. Dove non arrivate con la pala, vi potete aiutare con le mani. Ok. Mischiate ben bene. Una volta che mischiato bene bene, avrete il vostro bel terriccio per la semina. Guardate bello fino spumoso che è, che spettacolo, eh? Ora vi faccio vedere la differenza tra i vari terreni. Metterò una manciata, una manciata, una manciata. Allora, questo è terriccio, questa è torba molto più chiara e questo è terreno, che mischiati insieme nelle dosi che vi ho detto viene fuori questo bellissimo terriccio. Ok, vi potete aiutare anche con le mani. Una volta che è ben mischiato, non ci resta che andare a pienare i plateau e seminare. Ciao a tutti, se vi è piaciuto questo video mettete un like, iscrivetevi al mio canale L'Orto di Tex e condividete. Ciao a tutti.